Ciao, mi chiamo Roberta e non sento il mio ex marito da 3 anni. Perché? Perché non se lo merita. Era un regalo e non l'ha capito. Ciao, mi chiamo Laura e non sento Richard da 10 anni. Gli amori impossibili sono gli unici che durano per sempre. O forse perché ho visto troppi film francesi. Che può essere anche. Ci sta, ci sta. Ciao, mi chiamo Alice e non sento Claudio da 6 anni. Perché l'unico con cui parlava era il suo cane. La trovata del ciclo degli ex mi è venuta in un modo molto semplice, me l'ha consigliato un amico, perché quando ti lasci per 200 volte con la stessa persona non ne puoi più parlare con nessuno. Mi sono lanciato in questa storia che andava male per questo e per quel motivo e lui mi ha detto: sai che dovresti creare una cosa tipo gli alcolisti anonimi? Boom! È molto più facile confidarsi con gli sconosciuti per un semplice motivo, appunto. Incontri persone diverse che non conosci, di età diversa, di razza diversa, che hanno il tuo stesso problema. Quindi tu ne puoi parlare non come parli di solito ai tuoi amici, ma con gente che non conosci. Ognuno dice la sua, commenta la tua. Ed è un circolo degli ex perfetto. Molte persone che hanno letto il libro mi hanno detto: dovessi crearne uno veramente reale. Adesso vediamo. Al Bravo Studio di Milano abbiamo raccontato in realtà cos'è la vita, come sto prendendo la vita. Chi mi segue sui social lo sa già. Io ho quello che si chiama, io chiamo cattivo umore con la T davanti. Ho un cancro al cervello, mi dispiace dirlo così, boom, ma lo dico, che tra le cose brutte, più che cose brutte, ti insegna cose belle. Ed è la verità. Questo tipo di esperienza ti insegna per tutta la vita qualcosa che durerà tutta la vita, cioè il fatto di comunque di amare banalmente la vita, cioè vuol dire amare gli esseri umani, le persone che vedi, anche casuali. Qui ti insegna a non arrabbiarti per le piccole cose come le code in tangenziale, la mail che non arriva, quell'altro che non ha scritto, eccetera eccetera. Invece che innervosirvi, pensiamo: ma una vita sola, ci sono altri problemi nella vita. Sarà che io ho questo che io chiamo appunto cattivo umore con la T davanti, ma io, per me è spontaneo vivere così, vivere bene. E anche non avere più filtri, parlo con tutti, persino con la persona che mi sta filmando in questo momento. Mi senti?